Oh, aspetta che mi spoglio lungo, passo dietro. Aspetta che mi sposto un pochino. No, la fai te te. No, io faccio così. Ci tricuevo. Vai, vai. La nonna di campionato ormai ci ha dato una garanzia, che abbiamo definito la Baia del Re la Cenerentola, la nuova arrivata, la squadra della sorpresa e tutto. Invece questa Baia non è sicuramente più una sorpresa, non fa più notizia che la Baia mette in difficoltà le grandi. Oggi incontra la Asfalti Varrà, la capolista. Dai, Paco, cazzo. E la mette sicuramente in gran difficoltà, addirittura 2-0 il primo tempo, poi purtroppo qualcosa cambia. Ce lo raccontano loro direttamente. Allora, peccato, perché su di 2-0 finire 3-2 abbiamo la mare in bocca, però uno squadrone del genere va bene, va bene. Un po' alla fine che c'era un mezzo fallo, quindi il 3-2 è stato un po'... ci ha rubato la partita, ecco. Però va bene, va bene. Con noi essere su 2-0 con uno squadrone del genere è... ok, sto facendo intervista. Una motivazione... va bene così. Noi volevamo questo, 3-2 va bene. Meritavamo la vittoria, sì, o il pareggio. Secondo me il pareggio stava alla grande. Io sono va bene volando. Così, va bene così, noi non moriamo. Oggi si è parlato di amaro in bocca anche perché all'inizio eravate sul 2-0. È stato anche buttato via qualche possibilità in più di chiudere definitivamente la partita e poi una forte contestazione verso la fine della partita verso l'arbitro. Vi siete sentiti un po' nella parte della squadra che contro le grandi non riesce ad avere l'arbitro né dalla sua parte né magari quella sensazione di essere trattati correttamente. Guarda, sono dell'idea che l'arbitro può sbagliare. Ha sbagliato, peccato, questa volta è finita 3-2. Ti sono lavato. Va bene. Settimana scorsa, guarda, l'arbitro contro l'Affari d'Oro, c'era un rigore per loro, che l'ho presa di mano io, l'arbitro non ha fischiato, quindi ci sta, a parte del calcio, ti parte fuori. Quindi va bene, noi va bene così, ce l'abbiamo messa tutti. Oggi comunque, nonostante la sconfitta, la Print Farm batte 5-0 il punto forte e forse vi ha dato un'ottima mano per essere sicuri per l'obiettivo iniziale della salvezza, che era il vostro, che mano a mano è andato addirittura quasi a essere stretto. Tirando le somme già adesso di questo campionato, no, ma noi va bene così. L'importante è noi siamo partiti con la salvezza, poi quello che viene dopo va bene, qualsiasi cosa. Allora ci vediamo settimana forza prossima. Baia. Forza Baia, forza Baia, festeggiamo. Dai, dai, delizia, delizia, forever. Con gli occhietti, fra l'altro. Con gli occhietti, delizia con gli occhietti. Minchia, ragazzi, è finita? Finita. No, chissà che faccio, chissà che fa bastardi. La tagli quel pezzo. No, chissà che faccio.